benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Nella seconda puntata del Grande Fratello 2023, l'ingresso di Fiordaliso ha sollevato un polverone tra i telespettatori di Canale 5. Alfonso Signorini ha annunciato con grande enfasi l'arrivo della celebre cantante, attraverso la consueta clip di presentazione. Subito dopo, Fiordaliso ha fatto il suo ingresso dalla passerella di fronte alla Porta Rossa. Signorini, nel frattempo, ha avuto un breve collegamento con i concorrenti, promettendo loro un momento in studio e dando loro precise istruzioni per evitare contatti diretti. La sorpresa è stata quando i concorrenti, schierati davanti allo schermo, hanno guardato una clip in cui cantavano e subito dopo si sono cimentati nel brano Non voglio mica la luna. E proprio mentre cantavano, Fiordaliso è apparsa sulla passerella. Ma qualcosa non ha funzionato come previsto. La cantante, nota per la sua potente voce, ha tenuto il microfono vicino al volto, fingendo di cantare. Ma è stato evidente a tutti, Fiordaliso non stava cantando dal vivo. Il playback era in corso, e a dire di molti, in modo piuttosto maldestro. Il picco dell'imbarazzo è arrivato quando Fiordaliso ha smesso di simulare e ha abbassato il microfono, salutando invece i suoi nuovi coinquilini. La scelta del playback non è stata nascosta, anzi è stata resa palese dalla stessa cantante. Ma i dettagli curiosi non finiscono qui. Molti spettatori hanno osservato come i concorrenti, eccetto per il ritornello, non sembravano conoscere molto bene la canzone. In molti sostengono che per un artista del calibro di Fiordaliso, l'atmosfera avrebbe dovuto essere diversa e decisamente più professionale. L'ingresso, invece, è stato segnato da un'atmosfera di imbarazzo che ha invaso il web e i social network. Che ne pensate? Poteva essere evitata questa scena imbarazzante in diretta? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie!